record di richiesta ore di cassa integrazione, c'è un aumento di 3,7 milioni sul 2023, salari sempre più giù, CGIL chiede misure immediate. Nuovo volto per la Galleria del Risorgimento ad Ancona, un restyling artistico con ingressi decorati, un progetto pitturato, firmato RAN. Si tenta di arginare l'emergenza siccità con chiusure notturne e ordinanze, ma occorre accelerare gli interventi di miglioramento della rete. Ne parliamo con l'ospite in studio. Torna il caldo africano e sarà un weekend di fuoco anche sulle strade. Si incrociano i vacanzieri diretti alle loro mete di riposo e quelli di ritorno dalle ferie. Benvenuti a All News, prima edizione in diretta dalla sede di Fano. Una ultima ora in apertura, è giallo ad Ancona, dove all'interno di un appartamento in via Bezzecca, una traversa di via San Marcellino, è stato trovato il cadavere di un uomo. Secondo una prima indiscrezione, il corpo sarebbe stato rinvenuto nei pressi della porta che dà accesso all'appartamento in un lago di sangue. Sul posto, oltre all'automedica del 118, è intervenuto il personale della Croce Gialla, presenti anche le volanti della Questura di Ancona, assieme alla polizia scientifica. Ancora cronaca, andiamo ad Ancona, dove questa mattina alle 3:45 i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due 24enni su un gommone che stava imbarcando acqua a causa di un impatto sulla scogliera del Trave. Sul posto la squadra del nucleo nautico che, grazie all'impiego delle pompe di esaurimento, ha garantito il galleggiamento del gommone e il rimorchio fino al porto di Marina Dorica. Presente la guardia costiera per i rilievi del caso. Grave incidente ieri pomeriggio a Fano, un 68enne di Grottammare al volante di un camion si stava lasciando alle spalle Viale Battisti in direzione Monte per proseguire a sinistra in direzione stazione, percorrendo di fatto la rotonda contro mano. Un ciclista 72enne del posto ha urtato contro lo spigolo anteriore sinistro ed è caduto a terra riportando gravi lesioni alla testa. Trasportato al pronto soccorso in codice rosso non sarebbe in prognosi riservata. Sempre nel pomeriggio di ieri, un uomo alla guida di una Fiat Ducato aziendale è finito fuori strada a Passo di Treia, lungo la strada provinciale che porta a San Severino Marche, abbattendo un ulivo e perdendo conoscenza. Le sue condizioni sarebbero gravi, non risultano coinvolti altri mezzi. Aumenta vertiginosamente la richiesta di ore di cassa integrazione nelle Marche. Siamo la quarta regione d'Italia. Cominciamo da qui. Boom di cassa integrazione. Le Marche sono la quarta regione d'Italia, dietro a Val d'Aosta, Puglia ed Emilia-Romagna, ma non ci sono medaglie da mettersi sul petto. L'economia è al palo e i salari sono sempre più bassi. E quanto emerge dai dati IMSS elaborati dall'IRES CGIL regionale, che fornisce un quadro per niente rassicurante. C'è stata un'impennata di richieste, una vera esplosione. Nel periodo gennaio-giugno 2024 sono state autorizzate 10,5 milioni di ore di cassa integrazione, FIS e altri fondi di solidarietà. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nelle Marche la CIG registra un aumento di 3,7 milioni di ore, più 57,4%. La tendenza risulta essere molto più accentuata rispetto al valore medio italiano e a quello del centro Italia. Le province con numeri più elevati sono Ascoli Piceno e Fermo, più 93,6%, e Macerata, più 79,8%. Ancona osserva l'aumento più basso, più 32,6%. CGIL Marche è fortemente preoccupata ed evidenzia una situazione seria e drammatica che si ripercuote sulla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori marchigiani in termini di taglio dei salari. Si invoca un intervento immediato della regione. L'industria assorbe la maggior parte delle ore autorizzate, 10 milioni. Le ore registrate nel terziario sono 43.000, mentre nell'edilizia sono 226.000. L'aumento delle ore di CIG rispetto allo stesso periodo del 2023 è totalmente imputabile al ramo dell'industria, che registra un saldo di più 4 milioni di ore, più 66,8%. I comparti con l'incremento maggiore sono pelli, cuoio e calzature, più 212,1%, tessile e abbigliamento, più 110,2%, chimica, gomma, plastica, più 84,6%. La meccanica e metallurgia segna più 71,6%, che in termini assoluti ammonta a un aumento di 2 milioni di ore. Per il terziario si registra un calo di 104.000 ore, meno 70,5%.
È terminato il restyling degli imbocchi della Galleria del Risorgimento ad Ancona da parte di Giacomo Bufarini Ran, colori e simboli della città, gli elementi che l'artista ha riprodotto sulla facciata. Sentiamo Manolita Scocco. Sono terminati i lavori di decorazione degli ingressi della Galleria del Risorgimento da parte di Giacomo Bufarini Ran, con il completamento del lato verso Via Giannelli. Il mascherone della Fontana del Calamo, Umbertì, la scultura del Leone del Duomo, i Paccasassi, Stamira e lo scoglio della vela sono gli ultimi elementi che l'artista ha riprodotto sulla facciata. Il progetto, firmato Ran, è una sorta di grande libreria con scaffalature che alloggiano elementi storico-architettonici e di costume identificativi del capoluogo dorico, della sua storia millenaria, della sua cultura e di una compagine sociale in costante evoluzione di generazione in generazione. La tecnica utilizzata è quella classica della pittura con il pennello e utilizzo dei colori ad acqua, tra l'altro completamente sostenibile per la salute e per l'ambiente. Problema siccità. Luglio è il mese più asciutto degli ultimi 30 anni. Quali le possibili soluzioni? Lo chiediamo alla presidente di Legambiente Pesaro, Rosalia Cipolletta. Buongiorno. Buongiorno. Lei parla per la zona di Pesaro, dove c'è stata tra l'altro una nuova rottura dell'acquedotto e un'importante riunione in prefettura, ma il discorso vale un po' ovunque. Prevenzione e lotta alla dispersione idrica devono essere una priorità. Chiedete interventi strutturali di medio termine e una pulizia degli invasi. Certamente. Purtroppo la siccità sarà, diciamo, una cosa che ci preoccuperà sempre di più a causa del cambiamento climatico. Ne dobbiamo essere coscienti tutti quanti e quindi adottare delle misure giuste e eque che ci possono in qualche modo aiutare. Da questo punto di vista hanno fatto bene i sindaci in questi giorni ad emettere le ordinanze con le quali hanno chiesto ai cittadini di non utilizzare l'acqua per usi, diciamo, non necessari, quali dare l'acqua all'orto, ai giardini, alle piscine e così via. Credo che questa sia una cosa importante da fare e tutti quanti i comuni dovrebbero, secondo noi, adottare queste, diciamo, queste misure. Ovvio che questa è una piccola misura, poi ci sono tutte le altre. Molto importante, noi riteniamo che sia quella di pulire i tre invasi che noi abbiamo. Nella provincia ci sono tre invasi che d'inverno, quando piove, accolgono l'acqua che poi ci servirà quando d'estate, quando è necessaria. Però sono sporchi e quindi soltanto il 50% di questi invasi noi possiamo utilizzare. Chiediamo da anni con forza alla regione di procedere alla pulizia. Ci è stato promesso, ma non è stato ancora fatto. Speriamo che inizino presto questi lavori. Come ha detto, sprechiamo troppa acqua. L'assessore regionale Aguzzi propone di usare Mercatale come riserva idrica. Certo, il problema di Pesaro in realtà non è così grave perché noi l'acqua ce l'abbiamo. Il problema è captarla, organizzarla e quindi progettare la modalità con cui la possiamo utilizzare. Quella di Mercatale è una delle modalità. Infatti, ieri in prefettura l'assessore Aguzzi ha proprio detto che potremmo utilizzare l'acqua di Mercatale, che attualmente è destinata soltanto all'agricoltura, ma Mercatale ha una capienza di oltre 5 milioni di metri cubi d'acqua. Quindi, potabilizzandola, potremmo utilizzarla anche per uso civile, ma bisogna fare il potabilizzatore, cioè una delle tante questioni che dobbiamo affrontare, che sono lì da anni. È necessario che consorzio di bonifica, gestori delle acque, ATO, si mettano d'accordo finalmente e progettino appunto queste soluzioni a lungo periodo, che sono quelle che ci risolvono il problema. Lunedì scorso è piovuto, ma manca un terzo della pioggia che cadeva in media. Speriamo di avere acqua ancora per più di un paio di settimane, come diceva qualcuno, che insomma, la preoccupazione è tanta. Anche da parte di Coldiretti, perché agricoltura e industria sono in sofferenza. Coldiretti Pesaro Urbino ha detto che sono ulteriori spese sugli agricoltori, per gli agricoltori, e si Certo. chiede un'accelerazione rispetto alla realizzazione del piano invasi, appunto per trattenere le acque e Infatti, utilizzarle nei periodi di siccità. è necessario procedere soprattutto al piano degli acquedotti che deve fare la Regione Marche. Anche qui, se non abbiamo il piano degli acquedotti, non possiamo progettare e programmare a lungo periodo. E siccome ogni anno ci accorgiamo a giugno-luglio che c'è la siccità, non è possibile andare avanti così. Noi dobbiamo lavorare ad un piano serio, lavorarci tutto l'anno
per giungere alle soluzioni, perché le soluzioni sono impegnative in questo settore. Non è che possiamo pensare di fare cose semplici in poco tempo e con pochi costi. Ci sono dei costi da affrontare enormi, però bisogna affrontarli. Per esempio, c'è tutta la storia della perdita delle condotte. Perdiamo il 35% dell'acqua, non è più possibile. In una situazione di siccità come questa non possiamo perdere un terzo dell'acqua. Allora bisogna intervenire nelle condotte, farle nuove laddove sono vecchissime, vetuste, ripararle dove è possibile. Abbiamo avuto un finanziamento a questo proposito molto interessante che ci permetterà appunto di incidere, perché sono 28 milioni dal PNRR. Potremmo rifare una parte delle condotte o addirittura appunto accomodare quelle che sono accomodabili. Però è un progetto. Noi come Lega Ambiente chiediamo che si vada oltre, che si vada avanti. Bene, grazie Presidente Cipolletta e buon fine settimana. Grazie a voi. Guardie di Finanza di Macerata in azione per la lotta all'abusivismo commerciale. Sono stati sequestrati oltre 5.000 articoli insicuri per la salute dei consumatori. Operazioni di servizio della tenenza di Porto Recanati che hanno effettuato controlli soprattutto nelle aree adiacenti il lungomare, individuando 9 soggetti extracomunitari intenti a svolgere la vendita in forma itinerante senza essere in possesso dell'autorizzazione. La merce in vendita era carente delle minime indicazioni previste dal codice al consumo. Gli uomini sono stati sanzionati. È stato arrestato a Puerto Escondido un 61enne pesarese in Messico per sfuggire a un provvedimento di carcerazione dell'autorità giudiziaria italiana. Gli investigatori della mobile erano sulle sue tracce fin dal 2020. Mauro Ragnetti si era macchiato di gravi reati quali lesioni personali, violazione di domicilio, sequestro di persona e rapina aggravata. Analogo epilogo per un altro 36enne pesarese che era stato identificato in Finlandia e che risultava ricercato in Italia perché destinatario di un ordine di carcerazione. Ancora notizie, i vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle 23 a Porto Recanati in Via Le Grazie per un incendio in una casa indipendente. La squadra di Macerata con 2 autobotti ha spento l'incendio, portato all'esterno il materiale bruciato e messo in sicurezza lo stabile. I vigili del fuoco sono intervenuti anche all'1.30 sulla strada provinciale 48 Val d'Olmo nel comune di Sassoferrato per l'incendio di un finile a ridosso di un bosco. Le squadre di Arcevia e Iesi con 3 autobotti e un mezzo 4x4 hanno confinato l'incendio al solo finile evitando l'espandersi delle fiamme al bosco. Infine, poco dopo le 6, in un campo adiacente a via Madonna del Piano, è andato a fuoco un trattore agricolo. Sul posto i pompieri di Senigallia, che con un'autobotte e un mezzo 4x4 hanno spento le fiamme, utilizzando acqua e schiuma antincendio. L'Italia si avvia verso un futuro fatto di estati torride e sempre più lunghe, anche fino a 5-6 mesi, lo dice un nuovo report sul clima del XXI secolo. Le temperature medie si fanno ogni anno più elevate e le giornate di gelo sono rare. Ma cosa succede nelle Marche nel fine settimana? Siamo ancora nel mezzo del clima tropicale. Credo sia in arrivo una nuova ondata di caldo. È così, Samuele Giampietro? Buongiorno Camilla, un buongiorno a tutti i telespettatori di TVRS. Sì, praticamente dopo la brevissima fase di instabilità che abbiamo avuto all'inizio della settimana, l'asse dell'anticiclone nordafricano è tornato praticamente a convergere proprio sul Mediterraneo e di conseguenza anche sull'Europa orientale, garantendo quindi di nuovo condizioni di tempo stabile e temperature in aumento. Possiamo osservare l'animazione delle immagini satellitari in cui è ben visibile proprio il campo di alta pressione, dove proprio non notiamo nubi significative, quindi la presenza di cieli sereni, prevalenza, quindi poche nubi proprio a ridosso delle montagne, e solamente queste perturbazioni che circolano invece sull'Europa centrale. Possiamo vedere anche le immagini dei modelli matematici per i prossimi giorni, infatti la giornata di domani vedrà gradualmente l'espansione dell'anticiclone, del campo di alta pressione proprio su tutta la parte del Mediterraneo e sull'Europa orientale, ancora queste perturbazioni che scorreranno proprio tra il mare del nord e le regioni scandinave, ma proprio una di queste perturbazioni nella giornata di lunedì ci lambirà e quindi porterà un afflusso di
aria umida sulle nostre regioni adriatiche che non farà altro che accentuare l'afa. Poi nel corso della settimana avremo l'espansione dell'alta pressione che riguarderà gran parte del continente europeo e di conseguenza anche le temperature in libera atmosfera raggiungeranno anomalie con valori dell'ordine tra i 4 e gli 8 gradi al di sopra le medie stagionali. Andiamo a vedere la situazione nelle Marche. Sarà un fine settimana caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Si segnalano solamente annuvolamenti ad evoluzione diurna che riguarderanno l'area dei Monti Sibillini, Monti della Laga e i settori interni del Maceratese e dell'Anconetano. Le temperature sono in aumento con valori massimi pressoché compresi tra i 32 e i 38 gradi, soprattutto nella giornata di domani. A seguire, la settimana prossima sarà caratterizzata, come vi dicevo, da tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte della regione. Qualche annuvolamento qua e là si farà vedere soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici umbro-marchigiani. Come vi dicevo, si accentuerà l'afa nel corso dell'inizio della settimana e quindi avremo tassi di umidità relativi in aumento ma temperature in lieve diminuzione. Poi nel corso della settimana, in particolare tra il 31 luglio e il 1 e il 2 agosto, ecco che torneremo ad avere valori in crescita con temperature massime pressoché comprese tra i 31 e i 38 gradi. Per il momento è tutto, Camilla, non mi resta altro che augurare a tutti i telespettatori un buon fine settimana. Eh sì, si continuerà a boccheggiare dunque. Grazie. Praticamente così. Grazie per il prezioso contributo, Samuele Gianpietro, buon weekend. Grazie a te Camilla, di nuovo un buon weekend. Il caldo non scoraggia i viaggiatori. Ci prepariamo al grande esodo con l'automobile che resta il mezzo prediletto per raggiungere le destinazioni scelte per le ferie. Ci colleghiamo con la sala operativa di Ancona dove ci aspetta il commissario capo della Polizia di Stato, Francesca De Luca. Buongiorno. Buongiorno dal centro operativo compartimentale di Ancona. Di quale colore è il bollino oggi sulle strade? Oggi per domenica 28 luglio e la mattina di lunedì avremo bollino rosso, quindi si prevede il primo grande rientro. Ricordiamo che per la giornata di domenica avremo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22, mentre per il sabato dalle 8 alle 16, quindi ci avviamo verso settimane di traffico intenso. Inizia la fase più intensa appunto delle partenze per le vacanze degli italiani. Sì, no? Sicuramente. Col caldo si rischia di restare imbottigliati e non è piacevole, insomma, quali sono le direttrici più trafficate? Esatto, sicuramente la 14, direzione nord e direzione sud e anche la SS16, quindi raccomandiamo massima prudenza, mettersi alla guida e prima verificare l'efficienza del veicolo, guidare riposati, indossare le cinture di sicurezza e mi raccomando non la distrazione perché ricordiamo è la prima causa di incidentalità stradale. Autostrade per l'Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede la rimozione dei cantieri più impattanti lungo i principali tratti, così che tutte le corsie siano disponibili per i periodi di maggior afflusso. Sì, sicuramente, proprio per evitare ulteriori criticità e anche la Polizia Stradale incrementa le sue pattuglie per garantire appunto l'opportuna assistenza. Ci sarà un aumento della circolazione ad agosto con bollini anche neri? Sì, esattamente. I primi due fine settimana di agosto previsto bollino nero con i rientri verso sabato 17 agosto e 18 agosto in cui invece sarà bollino rosso. Grazie infinite commissario, buon intenso lavoro e alla prossima. Grazie, grazie. Arrivederci. L'estate è dunque in primo piano con i benefici ma anche i danni che può provocare il sole. Vediamo. Se è vero che il sole aumenta la produzione di serotonina, migliorando il tono dell'umore, favorendo un buon riposo, oltre ad aumentare i livelli di vitamina D fondamentali per muscoli e articolazioni, è importante conoscerne anche le controindicazioni, in quanto i famosi e tanto discussi raggi UVB sono responsabili di scottature, eritemi e di danni diretti al DNA. Partiamo dall'eritema, che è il danno solare più comune, risolvibile facilmente con creme lenitive o nei casi più gravi con creme cortisoniche e poi andiamo a danni ancora più profondi, cioè agli strati profondi della pelle con danni permanenti con la formazione delle rughe. Abbiamo poi addirittura delle lesioni precancerose che sono le cheratosi, poi veramente i tumori della pelle, cioè gli epiteliomi basocellulari e spinocellulari
che esordiscono sulla pelle con delle piccole lesioni arrossate che poi si allargano e possono evolvere in lesioni sanguinanti che non guariscono mai, e anche qui la soluzione è chirurgica. Per ultimo ho lasciato il melanoma. Con i nei bisogna giocare d'anticipo, cioè non bisogna aspettare che degenerino, ma al minimo segnale partire e toglierli. Oggi abbiamo dei prodotti molto più completi, molto più ricchi, oltre che il beta-carotene, di apporto vitaminico per proteggere la pelle. Questa protezione per via orale deve essere iniziata almeno 15-20 giorni prima dell'esposizione al sole e deve essere naturalmente accompagnata dai filtri solari. Abbiamo poi in questi ultimi anni sviluppato anche una serie di integratori proprio per situazioni precancerose. Ed ecco che la spesa dedicata ai solari è prima nella lista quando la destinazione è raggiungere spiagge litorali marittimi, ma anche passeggiate in alta quota. Metto la crema solare. Mi sai dire che protezione? 30. Per problemi di prevenzione o hai dei problemi della pelle o... No, lo faccio in generale, ho avuto brutte esperienze da ragazzo perché mi sono bruciato da ragazzino, quindi okay. Cerco di non far più danni, insomma. Dopo l'estate mi veniva sempre un gran prurito e quindi devo fare attenzione. Questo è il sole che io prendo stando all'ombra, eh? Secondo fine settimana del MOF, questa sera alle 21 allo Sferisterio di Macerata, appuntamento con La Bohème, che torna con la cattivante produzione del regista Leo Muscato. Repliche il 2, il 7 e l'11 agosto. E siamo allo sport. Sono cominciate ieri le Olimpiadi in una Parigi blindata, con una grande cerimonia inaugurale di rottura rispetto a tutte le precedenti edizioni. Non si è tenuta in uno stadio, ma lungo la Senna, con delegazioni nazionali in battello e tanto spettacolo. Il portabandiera, assieme ad Arianna Enrigo, è stato un fierissimo Gianmarco Tamberi per l'Italia, che per la eccessiva foga nello sventolare la bandiera ha perso la fede nuziale. Sui social ha scritto alla moglie Chiara una lunga lettera: mi dispiace da morire, troppa acqua, troppi chili persi negli ultimi mesi, o forse l'incontenibile entusiasmo, ha scritto Jimbo. L'ho vista volare e tuffarsi in acqua, ma se proprio dovevo perderla questa fede, non potevo immaginare un posto migliore. Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell'amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia di apertura dell'evento sportivo più importante al mondo. Se tu vorrai, lanceremo anche la tua fede in quel fiume e poi avremo una scusa in più per rinnovare le promesse e sposarci di nuovo. Infine il messaggio del governatore Francesco Acquaroli: sono iniziati i giochi olimpici a cui seguiranno i paralimpici, le Marche sono presenti con la loro delegazione più nutrita di sempre. A tutti i nostri atleti voglio fare l'in bocca al lupo e augurare di vivere questa esperienza divertendosi e dando il massimo. Siamo in addirittura di arrivo, è il momento del sommario. Record di richiesta ore di cassa integrazione, c'è un aumento di 3,7 milioni sul 2023, salari sempre più giù, CGIL chiede misure immediate. Nuovo volto per la Galleria del Risorgimento ad Ancona, un restyling artistico con ingressi decorati, un progetto pitturato, firmato RAN. Si tenta di arginare l'emergenza siccità con chiusure notturne e ordinanze, ma occorre accelerare gli interventi di miglioramento della rete. Ne abbiamo parlato con l'ospite in studio. Torna il caldo africano e sarà un weekend di fuoco anche sulle strade. Si incrociano i vacanzieri diretti alle loro mete di riposo e quelli di ritorno dalle ferie. È tutto per la prima edizione di All News, grazie per averci seguito, ora ci sono sigla e naturalmente le previsioni del tempo. L'informazione di TVRS torna questa sera alle 18.50. Io vi auguro una buona giornata. Asset, acqua, non sprecarla.